Guarda, sistemo anche leggermente. Post. Dai. Andiamo, andiamo. Ha fatto miracoli. Ho fatto i magheggi. Quanti spettatori siamo per siamo questo? Siamo 30. Da 5. Oh, ragazzi, siamo, stiamo salendo. Ok, iniziamo. Allora, abbiamo Ness contro Roy. Quindi, vediamo un po'. Questo match va. Sulla carta dovrebbe vincere Roy, sì. Quindi sarà abbastanza dura, anche perché diciamo però comunque sia Yolt conosce bene il suo ex main, che attualmente è co-main secondario, non so quel sì. che sia, perché ormai ha totalmente lasciato il suo Ness, solendo per matchup esatto. abbastanza non so particolari, quindi va full Roy per i matchup un attimino quelli un po' di punta, insomma, che sono top tier, high tier, quel che è. Sì. Mi sembra chiaro strani forse per Ness, che chiaramente paga con la stessa moneta. Ma che? Wow. Ma si parte subito così con una tech assurda. Un jab block veramente che di solito fanno in Ness main, no? Esatto. Che io non riesco a fare chiaramente, però un S main forte chiaramente sì, però ragazzi yo-yo. Oh mio Dio ragazzi, uno spacing, ma che cazzo, bellissimo lo yo-yo usato veramente bene, incredibile, no, è impazzito. Gandix conosce Roy benissimo, detto, cioè penso che se lo sia studiato sto match, ha detto adesso uso lo scheletro di Roy, cioè lo scheletro di Ness io, e quindi sta facendo tutto a comando, incredibile. Attenzione. No ragazzi, ma è no, ma secondo me si è labbato questo matchup per questa occasione, cioè non ha senso, è troppo che parte preparato. Ma hai visto, cioè hai visto, non subito distoccato uno dei giocatori che punta per la top 5 italiana. Vabbè, vabbè, è all'aghi, però comunque ci sta, il vantaggio c'è. Però è pur sempre Roy, ammazza a 80. 70, 60, ecco, quindi insomma, ancora non è detto. Tanto kill, insomma, quel percento. Sì, arriva. Abbiamo la prima, ma subito speedrunnato praticamente. Gandix. La prima vinta da Gandix. Vediamo adesso se sarà così anche per la prossima, oppure se le cose si ribalteranno. Ma voi, secondo me, si ribalteranno però. Sì. Bisogna vedere come. Ci sarà uno skin, uno stage scelto meglio, chissà. Vediamo. Tutto adattamento. Trovare le habit, no? Come sì. direbbe un giocatore. In chat sono anche loro un po' scossi. Cioè, sono ancora. Non me l'aspettavo. Cioè, vedo dei commenti. Non me l'aspettavo. Esatto. Sì, pensavo, oddio, ma che sto dicendo? Invece, sì. effettivamente, qualcuno ha scritto non me l'aspettavo. Comunque ragazzi, Smashville, passiamo Smashville. Da stage grossissimo a stage sì. cortissimo. Ok, cioè, abbiamo sempre stage. Sì, sì. Vediamo se questo cambio di stage aiuterà Yolt. Yolt in questo caso, sì. Ok. Parte subito, ma non gli lascia un attimo di respiro. No. Madonna, per pochissimo non moriva a 60. Cioè, a zero. Così favorendo una zero to death da parte di Gandix, che troveremo sicuramente su Hit Smash. E comunque continua il suo vantaggio. Sta bruttissima lì. Un po' rischiava, però sa benissimo qual è il momento in cui può permettersi di... sì, arriva il counter. Sì. Arriva il counter, che diciamo questo match sarà molto un... Devo continuamente cercare di gimparti a zero con la tua recovery abbastanza... abbastanza così, ecco. Quindi ognuno sfrutta la propria debolezza in comune, se si può dire così. Mentre diciamo dall'altro canto Roy c'ha leggermente più range rispetto a Ness. Sì. E soprattutto la velocità. Quindi questo favorisce assolutamente Roy. Ottima tech. Cioè non so se l'abbia teccato, però comunque sia. Non so, sembrava. Ok, sembrava, chiaramente però, torna un stage Ness. O chiaramente Roy sta cercando di approcciare. Prova un side B, non entra. Ora, in questo caso
Hendrix ecco, da parte Dash Attack, che è lei. Il è potentissimo, sappiamo tutti. Potentissimo. Come dicevo, si va di assolutismi qui in questo match. Ok, stalling da parte di Gandix, ottimo, però è lei, sì, purtroppo è lei, ha basse percentuali, purtroppo, diciamo, ha favorito quello. Oddio, forse, no, purtroppo riesce a fare il recupero in tempo in modo tale che impedisca a, effettivamente a Gandix di prendere la stock. Sì. Perciò, smash così, ah... Probabilmente l'avrà fatto per cercare di punire Gandix. Ok, qua abbiamo chiaramente il Thunder. Prova la grab, non ci attenzione. Eccola qua. Ottimo slide da parte di nuovo di Gandix. Per pensavo a portarsi con lo yo-yo. Adesso vediamo il ledge. Ok, ha provato l'up smash, non ce l'ha fatta. Questa ecco è lei. Chiaramente, stop chiaramente Roy era molto sua difensiva, però. No, insomma, l'ha presa, ha vinto. Oddio. Che fai da parte di Gandix, sì, che non connette... Come tu? Oddio, no, aveva missato la grab. Poteva essere un combo starter quello? Mamma mia, poteva essere molto di più di un combo starter. Aia, sbaglia la, la grab. Oh, neutral B di Roy. Questa. Oh, non esce off stage. Non esce off stage. Okay. Siamo in una situazione, ragazzi, molto close. Quindi molto close. Bisogna vedere adesso cosa succede, perché entrambi possono ribaltare il match. Ok, attenzione. Qua abbiamo Roy che chiaramente cerca. Ok, buono, okay. Buono, qui devi stare attento, perché a un momento o l'altro Roy non può toglierti la stock con nulla, con solamente una mossa. Oddio, questa, mamma mia, wow, signori, che ansia, immagino che al momento anche i player la stiano, diciamo, la stiano avendo. Okay, prova, oddio, oh, bellissimo air dodge. Sì. Ottimo Pair, cioè Nair, scusate. Oddio! Oh, era ottimo, peccato il timing. Non è lei, non è lei. Attenzione, non è lei. Ottima dia. Oddio! Ma che cosa? Mamma mia! Pochissimo tempo. Bravissimo. Bravissimo, match ragazzi. Sangue freddo, sangue freddo. Sangue freddo da parte di Gandix. Che permette di avere il secondo match. Sì. E l'ultimo forse, esatto, o forse una serie di non voglio essere ridondante con questa storia di Borghese, quindi potrebbe ribaltare. Basta, andiamo vediamo. Sta tutto carico, fra, sta tutto carico. Ci sarà uno switch, ci sarà un cambio di scenario, chiaramente non ho visto in realtà, purtroppo mi sa che sono ritornati in smash. Ok, credo il tifo della gente si fa sentire. È molto diviso. Sempre smash, vi immaginavo. Sì, penso che per Roy stia più a genio. Oddio. Non ci credo. A zero, signori. Ma è pazzo. Mamma mia, ragazzi. Ma che sta facendo? È pazzo. Ma lo sa tutto. Cosa vuol dire? Ormai il commento è andato interamente dalla venue. Dalla venue esaltata. Che cosa? Spero che questo non sia una distrazione. Ok, attenzione, no. Spero che questa non sia distrazione da parte di Gandix, perché sta andando molto bene, però qui la vedo brutta. Sta succedendo di nuovo la stessa situazione, però al contrario. Questa poteva. Ok, aperta da parte di Roy. Vediamo un po' se Gandix ritorna, insomma, in pole position. Aia, ok, torna al centro dello stage. Poteva provare una pelle, però attenzione. Però è quasi subito ribaltata la situazione. Aspetta chiaramente Roy che faccia le sue cose. Attenzione. Ok, aperta da parte di Nessev. Vediamo se adesso fa altro. Ok, Fair. Attenzione. Sì, Perry. Perry molto buono. Smash. No, era Ftilt. Era Ftilt, sì. Ok, però comunque è una brutta situazione. Però non demorde. Oddio, peccato. Prende l'up B. Così da.
un po' anticlimatico, però un signori, sì, cioè, forse doveva essere più hype, ma comunque è stato hype, è stato hype. No, diciamo, mi aspettavo che la kill fosse, capito, più combattuta, però è stato veramente figo, come è stato il tutto, un ottimo match da entrambi, veramente. Cioè.